Mike, qua in Ex, bentornati sul canale, ragazzi. Oggi siamo qui di nuovo sul Fortnite. E oggi, ragazzi, ho visto che sul garage cadete come una iena in calore, che c'è il sole che mi spacca la faccia. Sono tutto chiuso tra quattro mura, ragazzi. Quest'oggi sarà veramente una puntata sofferente. Ma comunque spero che siate come per la caccia di Ara, con un bel like, un bel percento di supporto e magari commentatemi sotto con scritto lo zainetto, ragazzi. Lo zainetto, dato che appunto abbiamo sbloccato lo zainetto dei dolciumi oggi, perché non utilizzarlo assieme? Ma oggi non siamo qua per parlare di eventuali panziane o quisquiglie varie, perché... A parte che sto sembrando un matto solamente nella intro, ma penso che ormai questa cosa sia veramente una cosa scontata. Cosa ci fa quel tipo sul mio tetto? Porca puttana, chichiglia! Dato il permesso. Comunque, ragazzi, oggi siamo qui assieme per nuovi leak riguardanti item che potremo vedere durante le... O meglio, che non che potremo vedere, che vedremo durante le prossime settimane di questa fottutissima season. Se la smettono di rompermi il tetto, magari... C'ho i coppi nuovi, voglio fare il fotovoltaico, avete distrutto tutto. Stronzi. Io non vorrei sembrare scortese, ma lei cosa cazzo ci fa fuori da casa mia? Cioè, prima mi ha rotto il tetto e ci viene fuori. Vuole chiedermi scusa? Scusi un cazzo. Ma dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Vediamo che il karma le torna indietro, stronzo. Lei in buca il tetto, cosa devo fare? Devo dirle, ma no, venga dentro, prendo un caffè. No, io do un calcio in culo. Cuore di Brodok Nor. Ma ragazzuoli, ma deve essere un altro che rompe il tetto la mattina, forse? Può essere. Signor Fagiano, cosa fa? Ma va a piccioni, va a quaglie questo. Cosa fa? Cosa diavolo fa, signor Fagianostrico? Non è un fagianate, ragazzi. Questo è un merlo, è un... l'avete visto, ragazzi. È un misto tra un bracconiere e un lepragiano. Alias un merlo, la cosa più semplice per definire quest'essere. Ragazzi, io li faccio andare in 2.0, presa un live... con un livello di ignoranza letteralmente assurdo. Ma ragazzi, comunque bene. Porca puttana, povero di porca paletta, ragazzi, non ce la faccio. Allora, insomma, facciamo lei. Rosita, che stavolta è difficile. Oh, che fanno? Raga, ma allora, qua c'è un orso. E cos'è l'omega quello? Signor Omega, 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 rotti coglioni, basta. Zitti un attimo. Ragazzi, se uno vuole andare, no, a piccioni su questo fortino non può, perché gente che fa baccano non gli fa scappare la selvaggina. Salve signor Omega, sono della ditta Snipe and Gulamem. Ditta nuova che di colpi di... Cecchino! Lei non è simpatizzante per queste cose, vero? No, no, no. No, dai, raga, non ho materiali. I wanna cry every time because I've not got the material. Ragazzi, non ho materiali. Come faccio? Adesso, ragazzi, mi spiegate come faccio che non c'ho materiali contro sto qua che sembra essere un mestruato schifoso. Che pare che poi... Cosa? Va a funghi? Va a prendere i capelli attaccati alla casa? Non c'è neanche qua sotto, ragazzi. Dove è sparito? Da di casa a farci un panino? Venga fuori... A ospiti, non lo so, mi vuole lasciare così. Oh, eccolo qua. Bello padano, bello padano, bello padano, bello padano. E la timidezza è una brutta malattia. Cioè, non è una malattia, però. Insomma. Vediamo di essere un pochino più espansivi. Oh, là, si decida. Bravo, bello. Oh. Thanks for your head, my face. Oh, ragazzoni, bello, via. Nice, adesso. Facciamo così, ragazzi, prendiamo il bot, perché sa anche quello del nonno, ragazzi. The grandpa shotgun is back, and now I take it. Allora, ragazzi, livelli, io direi di fare una cosa. Adesso, visto che, o meglio, se non mi rompono più i coglioni, e se abbiamo tempo a tenere materiale, possiamo parlare di questo leak, ragazzi, di perché oltre, se vi ricordate, avevo già parlato dello zainetto medico, ma oltre a quelli, ragazzi, sono stati leakati altri nuovi zainetti simili a quello e allo Stormtracker. Abbiamo il Post Jump Pack, che appunto presumo sia il Jetpack, e quello l'abbiamo già visto in game. Il Carmine Pack, Carmine Pack, Carmine Pack, Carmine, ragazzi, dai, il Carmine Pack. Il pizzaiolo sotto casa, ragazzi, chi è che non conosce Carmine? No, vabbè, a parte le stronzate, ragazzi, non so cosa diavolo possa essere questo, è l'unico che mi lascia un po' di dubbi. Lays of the Storm Tracker, Lay of the Storm Tracker, l'abbiamo già visto, appunto, nell'altro video l'altro giorno. E poi passiamo ai prossimi, ragazzi, il Glider e il Glider. Adesso, Glider in italiano vuol dire tipo aliante. Non vorrei mai, ragazzi, che ci fornissero un item che è tipo un aliante che ci permette...
cioè insomma che ci faccia planare, no, quando tipo siamo su una montagna, ci buttiamo giù, ci permetta di planare come quando tipo scendiamo dalla tempesta, però scusate, la tempesta, aiuto, quando scendiamo dal Winterbass, però magari no, ma mi ha ucciso il fagiano. Sei uno stronzo. Però ragazzuoli, magari permettendoci, tipo noi ci buttiamo giù dalla roccia e grazie a questo deltaplano riuscire a planare al suolo senza dover tipo utilizzare una jump, una roba del genere. Essendo diviso in due cartelle, presumo che avremo sorprese. Non so cosa diavolo possa essere, ma presumo possa essere, ragazzi. Sono logorroico da fare schifo. Ma presumo che questa possa essere veramente una piacevolissima sorpresa. Very, 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 really nice surprise. Come vorrei fare surprise, ma da faccia questo se esce con la testa, ragazzi. Gli do una schioppata che veramente, ragazzi, facciano altri, mi incorrono re degli acchiappa fagiani. Allora ragazzoli, proseguendo abbiamo l'Interpack e appunto di questo ne parleremo prossimamente. Poi abbiamo il Medic Pack, appunto l'abbiamo già visto, e il Missile Battery, ragazzi. Missile Battery, forse potremo vedere il missile guidato nuovamente su Fortnite sotto forma di altro item. Questo ragazzi mi ha lasciato molti molti dubbi, perché sinceramente Missile Battery, non so cosa diavolo possa essere. Il mio primo pensiero è stato quello, nel senso che toh, ci rimettono il missile guidato, secondo un altro item, magari con un'altra dinamica, un altro appunto utilizzo dello stesso. Non lo so, ragazzi. E dico, sono molto curioso. Raga, diamo il safe un attimo, perché questo è un babbo di minchia. Questo secondo me si fa ammazzare la storm. Comunque, tornando a noi, avremo questi nuovi backpack, ovvero nuovi vanetti su Fortnite. E presumo ci resteranno non poche sorprese. Detto tra noi, dite che riesco a campare all'endgame con zero materiali. Ma secondo me, ragazzi, si trova il primo scarso, raga, con gli occhi storti e un revolver scarico in mano, mi ammazza. Cioè, mi ci scommetto quello che voglio, ragazzi. Io senza materiali, lasciamo perdere. Comunque, nei Fashion Hunter, adesso faccio, temporeggiamo un attimo, ragazzi, facciamo due o tre materiali, perché appunto arrivare all'endgame in questa situazione. Io ho anche un airdrop, quindi ragazzi, possiamo temporeggiare un attimo. Sì, comunque dicevo, arrivare nell'endgame in queste situazioni non è che ci aggradi, meglio ci dia così tanta sicurezza. Detto ciò, ragazzi, quello che ho in casa, ve lo dico già adesso, ragazzi, ve lo do uno spoilerone gigantesco. È morto per la storm. Cioè, siccome è rimasto in casa finché la storm non l'ha ammazzato, dicendo no, c'ho il tipo sopra, morirà bene. E invece, ragazzi, noi da veri Fagin Hunter ci eravamo sgommati, o meglio, avevamo levato le tende prima, riuscendo ad arrivare nell'endgame e a salvarci, ragazzi. Quindi, un vero Fagin Hunter in teoria usa il cervello. I fagiani hanno quel cervello che hanno. Quindi, d'altronde, ragazzi, noi siamo salvi e il fagiano è stato impanato dalla storm, ragazzi. Quindi, cosa devo dire, ragazzi? Che swa, ragazzi, only swa. Ah, ma non si campera su Fortnite. Ma avete mai visto dei camper su Fortnite, ragazzi? Io non ho mai visto la gente così camperata su sto minchia di gioco. Arrivo in endgame, sta lì sopra, il fortinino, e manco si sparano. Inizia adesso. Orca troia, inizia a parlare io, mi sminchiano. Guarda, ecco, oh, ragazzi, questo è svegliato, è ciclato male. Sì, vabbè, oh, basta. Sì, la scala in mezzo alla pietra serve tanto. Adesso io voglio un cagacazzo, vado da questo. Hello, my friend. Show me your face, please. Dov'è? Ragazzoli, questo... Voi direte, dai, sono le prasano. No, ragazzi, questo è uno stronzo. È un fucking stronzo. Nice. È sparito, ragazzi. Zurli, zurla. C'è un airdrop che mi si incastra sulle palle. Wow, money, wow. Facciamoci un portino, ragazzi. Massimo, che cazzo ce ne fotte? No, ehi. Ma siete un stronzi allora, Ma quell'altro bongolo, se gli sparano, c'hai uno di... Tratto. Dov'è? Oh, dai, ma... Ora che sono due... Cioè, tutti e due, no? Poi mi dicono che non si bestemmia. Ma neanche avessi la figlia, ma... Ho
altro che benedizione del Papa. Qua ragazzi mi ci vuole, mi ci vuole l'esorcismo. Fate i buoni per favore, rompi i coglioni. Ci sono messi in mezzo, che io sono... O meglio, ci sono messi in testa, che io sia la troia del gruppo, non mi tirano tutti addosso. Non ho un cazzo di materiali, porco Giuda. Non ho un cazzo di materiali. Ragazzi, questa è una non partita, perché è stata camperata, cioè non da parte mia ragazzi, ma in generale in maniera non buona. Ce ne facciamo un'altra raga, perché quella più che altro era una non partita. Diciamo che non era così bella sinceramente. Vanno facendo. Secondo me quello stava facendo tipo la missione delle cineprese, no? Però ragazzi, lì che si va. Allora, adesso chiudiamoci qua e vediamo subito di cosa pensiamo. Ragazzi, lootiamoci il mondo, ragazzi. Adesso facciamo del loot, proprio, ragazzi. Zingaresmo, madoni, io rubo tutto quello che è casa tua, ragazzi. Tutto quello che è di casa, io te rubo. Tutto quello che è tuo è mio. Mio, amico mio. Tuo, un cazzo. Tuo era, adesso. Curo vi schippo il loot, raga, perché è stato abbastanza noioso. Cioè, nulla di così particolare, se non lanciare, anzi, comunque, very, very well. Adesso, ragazzi... Qua ragazzi è già un merlo, è già un merlo. È un merlo. Mi ha fottuto male. Ma è un famous quello che vedo, ragazzi. È un famous. È uno swag, ragazzi. È una swag arma. Ma non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo, ragazzi, niente. Magari le munizioni del PAM shotgun e poi direi che siamo a posto, ragazzi. Comunque l'arma ce la siamo fatta, ragazzi. Nella R almeno la gasuole ci sta, quindi un bel 10 glielo diamo. Io I need swa. Ma man is swa. Ma man is swa. C'è un merlo, raga. Cosa facciamo, ragazzi? C'è un oca lì sotto. Cosa facciamo? Gli tiriamo con lanciarazzi col polpo, ragazzi. Dov'è la mia oca? Dov'è signora oca? È qua sotto, ragazzuoli. Poi c'è qua! No! Preso un infarto, porca troia! Pensavo fosse sotto, raga, mi è venuto su subito! Porca puttana, vuoi farmi morire? Adesso... Te cocio male. Te cuocio! Ma voglio un bel fratello la flambe, puttana! Roia, ecco. Affanculo, va. Orca mignotta. Sei volgare, no, ragazzi, lo sono giusto. Orca mattina. Cosa devo farci, ragazzi? Cosa devo da fucking farci se mi faccio saltare per aria per la paura? Sono sensibile, molto sensibile, cioè ragazzi, cioè, mi vedete ragazzi, cioè, io come faccio adesso? Abbiamo compagnia, in campagna con la I, così spacchiamo tutto ragazzi. Mi ero anche questo il detto come quello di prima. Figlio di... Oh però mi si ingolfa la nerca come un burrito, dai! E tu! Nice! Poco cazzo, ma man! Ecco quanti... Ragazzoli, adesso la stamp ci farà la buono, perché abbiamo la jump, che so. Tanto ragazzoli, quando riuscite in come la prima volta, ragazzi, crepi l'avarizia. Perché proprio all'imbrunire della giornata che i fagiani escono per lutare, farfalle notturne, mangiare, insomma, crearsi un buon bottino, un pasto da portare a casa. Io sto parlando della biologia dei fagiani e lei cosa sta facendo? Fa l'edilizio? Cioè, mi scusi, Vai a fare... Mi fa passare per un incompetente! Come si permette? Diamoci un attimo, ragazzi, che schioppare è un attimo, Vabbè, tu madre è la scabbia, però.
fight. Gotta fight my face. Well, really, my face is really, ooh, nice. What are you doing? My face, and show me your face, please. Dai, fatti vedere. Fatti vedere. Mio vagiano. Bello vagiano. Bello vagiano. Bello. I fagiani, dopo essersi cibati di farfalle notturne, vengono inseriti dai Fagian Hunter nei propri zainetti, così che lo stesso Fagian Hunter possa appunto lui stesso tornare a casa e avere un buon pasto a base di carne di selvaggina. Che suave! Siamo morti. Disney. Facciamoci un fortino, raga, perché qua si mette malissimo. Sono veramente circondato. Esatto, così. Esattamente, ragazzi. Un'inculata pazzesca. Questo cos'è? Hanno inculato la casa. Hanno inculato la casa, ragazzi. Ho perso la casa. È uno stronzo, però, eh. Beh, però è... Cioè, non è che fossi così tanto geloso. Forse un pochino. Che bello. Usciamo. E non è che siamo messi così tanto bene. Cioè meglio. No, ci messo bene, ragazzi, cazzo diciamo. Siamo positivi. Bello fagiano! Nice! Belli! Dall'altro lato forse. Dallo splash, vediamo per terra. Proviamo! Passiamo da una partita del cazzo, una partita in cui ci muoio io dentro malissimo. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito, intrattenuto per qualche minuto. Se così fosse, vi invito a mettere la cosa nel pollice o nel commento. Se mi arriva, iscrivetevi al canale. E che dire, qua è Next, la partita che avrei giurato di tutto fuorché vincere. È tutto. Bella lega!